Anticipazioni Il Segreto. Martedì 19 gennaio 2021. Tra Manuela e Ignacio c'è sempre più tensione, mentre Marta ha degli strani capogiri. Ignacio chiede a Ramon dettagli sul viaggio intrapreso da Pablo. Egli chiede di farlo sorvegliare e di non lasciarlo andare da solo all'appuntamento con Alberto Santos. Nel frattempo, Urrutia viene trasferito nel carcere di Puente Viejo. Matias e Marcela credono che i disaccordi tra Emilia e Francisca finiranno per travolgere anche loro. Mentre Isabel fa di tutto per mettere la Ulloa contro la matrona, che, accortasi dei subdoli giochetti della De los Visos, non esita a chiamare in disparte Emilia per lanciarle un avvertimento. Makeda, per fortuna, è fuori pericolo e Thomas è molto felice. Isabel crede che l'aggressione ai danni del capomastro sia stata innescata da un litigio. Ma il figlio si augura di scoprire che cosa è successo davvero. Così si avvicina a Makeda e lo prega di confessare tutto. Alicia e sua madre si godono gli ultimi istanti con Urrutia prima del suo rientro in cella. La giovane prega il padre di portare pazienza. Successivamente si reca alla Puebla per sostenere Julio Barreiros. D'improvviso, un terribile scoppio fa presagire il peggio. Encarnacion è disperata. Sua figlia, a detta del capitano Huertas, potrebbe essere morta. Makeda spiega a Thomas di essere stato picchiato per aver restituito tutti i soldi che l'interessato alle miniere di Isabel gli aveva consegnato.